So che magari questi due personaggi non erano proprio quelli che volevate o che magari state ancora aspettando, però vi consiglio di andare un attimino nei video passati e cercare con il comando cerca se ho già fatto un certo personaggio. Il motivo di alcuni personaggi è che li sto ancora cercando, devo sconfiggere alcune squadre e il tempo è quello che è. Quindi vi chiedo un po' di pazienza. Che arrivano anche giocatori molto più interessanti di quelli che vado a portarvi oggi. Meglio ancora, se mi scrivete nei commenti qualche personaggio importante che ho tralasciato, perché sicuramente ce ne sono. Ad esempio, mi sto già organizzando con i capitani delle altre squadre, quelli arriveranno. Però oggi, come da titolo, si vanno a vedere due forme alternative di Arion Shadowwind, o meglio, due forme Miximax che si possono trovare nella gacha di Sandorius. Sulla macchina a premi del pianeta sabbioso troviamo appunto delle amico card. Le amico card ovviamente escono a random. Tra le altre cose escono anche delle abilità. Per far uscire appunto queste abilità o se avete fortuna le amico card, dovete inserire una moneta d'oro e sperare. Io non ho ancora trovato tutti quanti i personaggi e me ne mancano alcuni davvero davvero forti, che andremo poi a recuperare col tempo e di cui porterò anche il video, perché ho intenzione di portare, bene o male, tutti i personaggi che si trovano nella gacha. Quindi, per questo video, Arion Shadowwind forma Miximax con Tezcat, che quella è davvero forte, e forma Miximax con Mark Evans. Cominciamo. Andiamo a vedere come recuperare questa forma Miximax di Tezcat che mi ha fatto penare non poco per recuperare un oggetto. Ero arrivato quasi alla pazzia. Andiamo a vedere. Il primo oggetto da recuperare è la statua che fonde luce e oscurità. L'abbiamo già visto diverse volte, ma vi ricordo che si trova dalla squadra Ombra Ancestrale nel percorso di Celia Hills, qui allo stadio del Cammino Imperiale. Per aprire il percorso che si trova a sinistra bisogna prima battere tutte le squadre della fila di sotto e successivamente tutte le squadre della fila di destra. Le strade si apriranno una volta che avrete sconfitto ciascuna squadra finale dei rispettivi percorsi. Il secondo oggetto che vi serve è Clessidra estremamente rara. Questa dannatissima clessidra mi ha fatto spendere una mezz'ora per riuscire a trovarla dalla squadra Team Champ nella Lost Galaxy, nella Galassia Perduta. È questa piccola squadrina qui. Si trova in questo punto del gioco, si trova in questo punto della mappa e mi ha fatto penare per riuscire a trovarla. Non tanto per sconfiggerli, quanto il tempo che ci è voluto. Non pensavo che fosse sbagliato, lo dice anche nel gioco, sconfiggi il Team Champ, ma non era possibile che dopo mezz'ora, dopo 30 minuti di tentativi, ancora nulla. Quando alla fine è comparso. Ho avuto una pace dei sensi interiori in quel momento che Buddha elevati proprio. Continuiamo il nostro peregrinare e andiamo a Inazuma Town. A Inazuma Town bisogna andare nel distretto dello shopping, in questa via che si trova appunto dietro il distretto dello shopping, e parlare con questo ragazzo con cui abbiamo già parlato altre volte, che ci darà l'argomento spiaggia pulita. L'ultimo requisito che ci serve è un record. Il record che vi ricordo basta andare nel menu, cliccare sulla lente di ingrandimento e cliccare la prima opzione che vi capita. In questo modo aggiornerete tutti quanti i record che avete ottenuto nel corso del gioco. Ciò che ci serve è rivoluzione del percorso a rango S. Che significa? Significa che nel percorso di Celia Hills bisogna battere tutte le squadre al rango S. Io sono a buon punto anche perché cerco di batterle tutte ad S senza che ci sia qualche requisito in particolare da soddisfare, tipo questo, ma giusto per un senso di completezza. Una volta fatto potrete reclutare Arion Shadowwind forma Miximax con Tezcat. Ha un buon dribbling, ha una buona tecnica, ha una buonissima velocità, quindi se magari vi serve un giocatore veloce con una buona libertà di movimento, un po' inferiore ad Arion normale, ma insomma, ha il suo perché. Direi quindi di passare ad Arion forma Miximax con Mark Evans e vedere ciò che ci serve. Ci serve la miniatura del caravan, ovvero appunto il bus che abbiamo usato per viaggiare su Inazuma Eleven Go.
viene droppato randomicamente dal team Leggenda 2, che si trova nel passato al club di calcio della Raymond del passato, nella squadra che ci fa combattere il professor Winterseed. Anche qui stesso discorso, per aprire le squadre di destra e di sinistra bisogna prima battere la squadra sotto, poi battere tutte le squadre della fila di sopra che verrà aperta automaticamente. Una volta battute tutte quante le squadre, automaticamente potremo procedere alla fila di sinistra. Ci toccherà poi prendere il trofeo prestigioso che si prende nella fila di sinistra dal team Endo, ovvero il team di Mark Evans. Terzo requisito è una foto. La foto dell'insegna del vecchio club di calcio. Vi basterà andare nel futuro, ovvero nel presente, e scattare la foto all'insegna del vecchio club di calcio che troviamo vicino all'entrata. L'ultimo requisito, anche qui, è rivoluzione del percorso di rango S, ovvero battere tutte le squadre a rango S, sempre di Celia Hills. Come detto appunto a inizio video, questi erano due personaggi un pochino atipici, nel senso che a chi interessa Arion, non a me personalmente, però mi serviva da portare appunto un video riempitivo, perché comunque sia non è che non mi diverto a farlo, anzi mi piace molto portare i reclutamenti, mi piace un po' meno quando ci vuole mezz'ora solo per prendere un personaggio. Ad ogni modo, oramai questo qui è fatto, vi ripeto. Consigliatemi voi chi volete vedere, qualche capitano, qualche personaggio un po' più atipico, qualche personaggio meno atipico, però mi raccomando, sempre personaggi che non ho già portato, basta un attimino cercare col comando cerca nei miei video e trovate appunto se ho già portato tipo che so Bylong e Tezcat che ho già portato, oppure Mark Automati, Automark che già l'ho portato e altri personaggi così un pochino più particolari. Intendo portare tutti i capitani, quindi tutti i capitani delle squadre che abbiamo affrontato nel primo in Azzurro 11 Go, nel secondo, chissà che io non trovi anche i capitani delle altre squadre, delle altre scuole, anche se non penso perché non mi sembra ci siano, però un po' cerco di portare un po' tutti. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto un pochino così a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!